Buonasera. Buonasera a lei. Malerba! Non sembra andar fiero del suo... Del mio nome? Eh sì. Lo detesto. Ah. Meglio odiare Orlando che soffrire in silenzio. No? Malerba pizza! Gabriele. Angela. Un attimo. Sono ormai 2 anni che vivo qui. Non mi aveva mai detto il suo nome prima d'ora. Tutti in questo palazzo tornano a casa tardi la sera, a testa bassa. Mi sembrano così soli. Acuta osservatrice, signorina Montanari. Di certo nessuno potrebbe dire che il sottoscritto sia ritratto della salute. Effettivamente la sua giacca deve averne viste di brutte oggi, eh? E dalle occhiaie mi viene da pensare che non deve aver dormito molto. Tuttavia... lei non è solo. Non adesso. Questo potrebbe servire a non lasciare incompiuta una mia certa missione del venerdì sera. Resti qui. Immobile. Sono immobile. Claude. Cosa? Claude, la mia piccola Ortensia. Non sono un esperto, ma mi sembra morta. No, quando si sbaglia. È solo in fase di quiescenza. Questo gelido mondo non fa per lei e così va in una sorta di letargo. E pensi che alcuni semi rimangono in questo stato per più di un secolo prima di trovare le condizioni adatte per nascere. Accetto l'invito e raddoppio la posta. Scusi, quanto è tanto che aspetta? Una vita intera, amico. E datti una cazzo di svegliata. Tenga il resto.
che si sveglia. Signore e signori, torna fra noi l'unico, l'inimitabile Gabriele Malerba. Ed era pure ora, cazzo. Io ci ho provato a sfondare quel tuo muro di solitudine. Ci abbiamo provato tutti, cazzo! Sei un frutto acerbo, Gabriele. Senza odore, senza sapore, senza una fottutissima consistenza! È ora di uscire dalla bolla di vetro. E quello che vedrai una volta fuori non ti piacerà.